Ben ritrovati a punti di vista, buona serata a tutti voi e un saluto anche a chi ci sta seguendo dalle repliche. Vi presento e salutiamo immediatamente l'ospite, è tornato a trovarci Filippo Agostini, amministratore di Antenore Energia. Buonasera e ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti. Allora, l'argomento che ruota attorno a lei ruota veramente in questo momento attorno a tutti noi. Ci siamo visti poco tempo fa. Che cosa è cambiato in termini di energia? Per ora è cambiato poco o nulla, nel senso che l'incertezza del mercato è rimasta tale e quale. L'unica cosa è che negli ultimi giorni un po' il costo dell'energia del gas è leggermente sceso ma sono fluttuazioni normali del mercato che leggono la situazione geopolitica oppure il discorso delle forniture dalla Russia, quindi possono essere temporanee, cioè tanto adesso il gas è intorno ai 2 euro e qualcosa, tanto un mese fa era oltre i 3 euro al metro cubo, quindi non dobbiamo fidarci, c'è una situazione ancora non definita, di grave incertezza. Molti ne parlano, si parla di cercare di consumare meno e danno ragione, se vuole Patrizia diciamo anche perché e penso che ad oggi l'unica soluzione sia non consumare, e non cosa, tanto attendersi qualcosa. La cosa è possibile? La cosa potrebbe essere possibile, e dobbiamo immaginare che fatto 100 il fabbisogno dell'Europa, ad oggi il 25% è coperto dai dei famosi stoccaggi che tutti abbiamo imparato che cosa sono. Un, un ulteriore 50% è fornito da forniture eh, certe, che potrebbe essere l'Algeria, il nord Europa, insomma di paesi amici. Manca ancora un 25% di forniture e questo è la, il, il vero motivo per cui il mercato è incerto e il prezzo è alle stelle. Ecco, quindi perché poi ci sono eh, i famosi sapientini no? Nel, nell'etere, in tanti salotti televisivi che dicono no, assolutamente il problema delle forniture non c'è, c'è materiale per tutti, quindi esiste questo problema? No, esiste assolutamente, c'è l'incertezza nell'arrivare a fine inverno in particolare. Con un volume di gas che sia sufficiente a coprire l'inverno. Ma attenzione, bisogna specificare bene: il problema non è riscaldarsi a casa, cioè, nel caso in cui ci fosse, non ci fosse gas e saremmo costretti a vestirci in maniera eh, con più maglioni o cercare di usare la pompa di calore, non sarebbe un problema. Il problema è che il 50% dell'energia elettrica prodotta in Italia, soprattutto, è prodotta tramite gas. Quindi nel caso in cui quel 25% di gas mancante non dovesse arrivare, ed è su questo che l'Europa sta lavorando, non tanto sul price cap, si arriva al blackout totale, cioè nel senso non essendoci gas, non, non si produce energia, energia. Mm. ed è come a casa quando accendiamo la lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, televisione, salta il contatore, vuol dire che va in blackout anche l'energia elettrica. Finché l'Europa non mette riparo al, al volume di gas mancante, la situazione è eh, al limite. Senta, ma c'è un'ipotetica data tra le cose che non vengono dette, che non si conoscono, che è una sorta di eh, limite di zona da non superare? Eh, questo a saperlo. Certo che la guerra in corso, russa ucraina influisce anche su questa incertezza. Io non mi metto nei panni del, dei nostri amministratori europei che non riescono a capire se il gas dalla Russia arriverà fino alla fine oppure si fermerà prima. E poi vorrei anche dire due parole sul discorso del famosissimo e richiestissimo price cap. Allora, uh -huh. eh, cerchiamo di fare un, uno scenario. Non abbiamo gas sufficiente per tutti, non abbiamo gas sufficiente per produrre energia elettrica, si può rischiare il blackout o al limite anche razionamento per, per evitare il blackout totale dell'Europa, ma, ma se abbassano i prezzi a un valore accettabile, tutti noi siamo disponibili a usare meno il nostro riscaldamento a casa, le aziende smetterebbero o ridurrebbero la produzione, quindi anche mettere un prezzo basso deciso da un punto di vista politico potrebbe creare una distorsione perché io stesso, se il prezzo del gas è quello attuale, cioè 3 euro a metro cubo più trasporto, accise e IVA, eh, andiamo attorno a 4 euro a metro cubo, non potrei mai permettermi di consumare come l'anno scorso. Se invece, eh, da un punto di vista psicologico mi mettono il prezzo, che ne so, a 60 centesimi, io dico vabbè, a 100 c'è meno scald... consapevolezza e quindi c'è una maggiore dispersione. Esatto. Tende. Io non vorrei che il fatto di mantenere il prezzo a questi volumi a questi, a questi, eh, così alto e non mettere un price cap sia voluto proprio per evitare che aumentino i consumi in maniera smisurata. Non per niente il. il L'esempio di Spagna e Portogallo che hanno il price cap hanno già fatto degli studi, la Spagna e il Portogallo rispetto all'anno precedente ha consumato esattamente allo stesso modo se non di più. Quindi, è una cosa che non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, e... sì, sì, il concetto, il concetto è chiarissimo, però magari ci potrebbero essere delle maniere un po' più soft, quindi io sarei più magari per capisco il concetto che viene fatto, a parte che io inseguirei la via diplomatica per raggiungere poi un obiettivo comune, anche se so che dicendo questo vengo criticata sempre molto, e lo dico io, non lo dica lei. E quello che io dico... Eh, come possiamo fare? Perché comunque poi di fronte a certi costi che inevitabilmente eh, andranno oltre, perché pensiamo magari eh, a famiglie dove ci sono anziani, magari malati che stanno in casa 24 ore su 24, eh, lì non è che si può intervenire abbassando, spegnendo il riscaldamento. No, lì interviene come sta facendo già il governo o il prossimo con decreto aiuti. E giustamente le famiglie più bisognose che poi adesso hanno allargato la forchetta del bisognoso quindi anche la famiglia media avrà la possibilità di avere degli sconti, dei bonus adesso è di moda il bonus in bolletta che cercherà di calmierare queste cose io invece sono certo che nel momento in cui partirà realmente l'inverno e le quotazioni del gas andranno alle stelle perché partirà un uh, maggiore il consumo, maggiore la, la richiesta, maggiore il prezzo al rice ricevimento delle prime bollette del primo mese di ottobre, per il mese di ottobre la gente capirà che forse il riscaldamento è meglio eh, ridurlo del 50%, cioè utilizzarlo il 50% del tempo in meno, perché è l'unica arma per riuscire a farci bastare questo benedetto gas che ad oggi non c'è. Il gas ad oggi non c'è perché eh, non si è fatta programmazione precedentemente. Non si è fatta programmazione per avere risorse proprie o investire nel fotovoltaico, nell'eolico e, e in più ci si è messo anche Putin e la Russia che comunque come arma di, contro le sanzioni ha ridotto i flussi verso l'Europa, quindi ci ha colto impreparati. Le sanzioni riducono ancora di più questi flussi ad oggi. Allora, io volevo leggere un pezzettino di un articolo che è uscito oggi sul sole 24 ore, poi vorrei un suo commento. Dice: Sarà un sabato il prossimo di tristezza e noia per il costo dell'energia, noia insomma. Sabato 1 ottobre il costo di luce e gas aumenterà in modo rilevante per le famiglie e le piccole attività. L'aggiornamento con cui ogni tre mesi l'Arera adegua i costi e le tariffe dei consumatori a maggior tutela. Sarà per l'economia la stagione più glaciale degli ultimi decenni non solamente per le famiglie ma anche per le imprese per molte delle quali al 30 settembre scadranno i contratti annuali per il cui rinnovo c'è cioè una preoccupante rarefazione delle offerte. È tutto vero ed è una situazione potenziale. Allora eh, bisogna distinguere qua, l'articolo parla di mercato tutela e poi c'è il mercato libero a cui appartiene la società che amministro io. Il mercato tutela ha sempre avuto un indice trimestrale, è proprietà dello Stato, gestita dallo Stato comunque, dallo Stato italiano. E visto gli aumenti, visto le tariffe che non sono lineari, ha deciso in maniera del tutto autonoma che dal primo di ottobre fatturerà su base mensile e applicherà gli stessi valori del prezzo del gas che applicherà il mercato libero. Quindi l'allarme è. Siccome prima era trimestrale ed era basato sull'andamento del trimestre precedente, come dire, lo Stato italiano ha deciso che gli aumenti li hanno avuti nel mercato libero, certe volte per alcuni periodi il mercato libero è anche più economico, in questo momento invece la cosa si allinea, è come se non ci fosse più concorrenza il mercato libero sarà perfettamente uguale al mercato tutelato. Questa decisione, mi permettete un piccolo, uh -huh. due piccoli paragrafi, eh, 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 va contro quella famosa normativa o decreto legge degli aiuti TERBIS che vieta le variazioni unilaterali di contratto nei confronti degli utenti di gas e luce. Allora, noi del mercato libero dobbiamo mantenere e non ci possiamo permettere di variare pre, eh, prima della scadenza alcune tariffe, mentre il mercato tutela che è, app appartiene allo Stato ha deciso autonomamente che dal 1 di ottobre fatturerà ogni mese invece che bimestrale e applicherà un prezzo diverso da quello che applicava precedentemente. Noi invece nel mercato libero fino ad aprile 2023 dobbiamo congelare tutte le varie possibilità di variare il prezzo all'utente finale e molte volte non viene fatto per guadagnare di più ma per eccesso di onerosità. Facciamo un esempio, se io a lei Patrizia gli avessi fatto... Sei mesi fa un contratto a prezzo fisso a 60 centesimi a metro cubo, oggi io mi troverei a comprarlo a 2,80 euro e dove essere costretto a venderglielo a 60 centesimi. Siccome siamo delle aziende private e viviamo di fatturato, paghiamo anche le retribuzioni ai dipendenti, abbiamo perlomeno il diritto di andare in pari e questo invece ci è stato vietato. Vabbè, poco male visto. Eh, lo stato di emergenza, visto la situazione critica, visto che è l'incertezza del mercato. Noi ci possiamo anche fare carico di, di piccole perdite o delle perdite anche importanti. Però non capisco perché il mercato tutela invece di punto in bianco abbia variato, abbia variato tariffa e anche metodologia di fatturazione. Quindi chi è ancora nel mercato tutelato, che lo legge in alto a sinistra della bolletta, c'è scritto eh, mercato tutela. È molto semplice nella bolletta. Sappia che non riceverà più la bolletta ogni due mesi, ma ogni mese e che avrà un prezzo indicizzato mensilmente invece che trimestralmente, che è lo stesso indice che usano nel mercato libero, che usiamo noi nel mercato libero. Sì, e questo poi è stato deciso negli ultimi giorni, quindi anche questa è una delle sorprese che arriveranno nelle mail o nelle cassette della posta. Sì, diciamo che. Dall'altro lato però possiamo anche dire che tutti noi ci renderemo conto dell'onerosità del servizio, perché in alcuni casi si additava il mercato libero, in alcuni casi si additava il mercato tutela, adesso tutti prenderanno consapevolezza di cosa vale l'energia elettrica e il gas e in base a quello decideremo, io insisto, decideremo se consumare o non consumare. Senta, ma l'utente, no? le persone che ci stanno guardando, se volessero fare dei paragoni per capire se in questo momento, quanto effettivamente stanno pagando in questo momento e capire se ci sono delle aziende diverse che possono praticare dei prezzi inferiori, come devono orientarsi? Eh, vi do una brutta notizia. Perché poi non è mica facile neanche leggere eh. una fattura. Ah. Vi do una brutta notizia, non esistono prezzi inferiori. Oh. Nel senso che possono esistere delle offerte spot, magari un prezzo fisso per 24 mesi, poi ci sono sempre delle quote aggiuntive tipo canone, offerta, cose del genere per 24 mesi, ma hanno un livello di prezzo che è inconcepibile. Cioè parliamo che ad oggi se andate in internet a vedere le offerte di prezzo fisso parlano di 2,60 euro a metro cubo, se non 3,20 euro a metro cubo. Allora facciamo un rapido calcolo. Sì, perché poi quando si, per esempio, no, le persone come me, quando sentono parlare del metro cubo del gas, del metro, cioè è difficile capire. no? Orientate. Allora facciamo eh. un esempio semplice, semplice. Basta prendere le bollette che siano a casa, quelle vecchie dell'anno dell scorso, di due anni fa. Allora, due anni fa... Se a ottobre abbiamo consumato 200 metri cubi che una famiglia normalmente con un appartamento sui 100 metri quadri, 80 metri quadri consuma, avremmo speso 160 euro, perché il gas tutto compreso costava circa 80 centesimi a metro cubo, quindi costava 30 il gas, poi c'era la distribuzione, le accise, l'IVA, arrivava a 80 centesimi, quindi parliamo 200 metri cubi per 80 centesimi fa 160. L'anno scorso, che il mercato è salito repentinamente, siamo arrivati a spendere 240-260 euro. Perché tutto compreso era andato a 1,30 euro. Potenzialmente quest'anno, stando alle proiezioni di fine anno e alla crisi che c'è geopolitica, tutto quello che ne consegue, alla mancanza di gas, quei 200 metri cubi, potenzialmente, potrebbero costare dagli 850 ai 1000 euro. Cioè, questo è. Il metro di misura cioè, stiamo parlando di un salto da 160 euro a facciamo 850, che suona meglio a 850 euro in un mese. Io sto parlando di ottobre, che non è un mese freddissimo. Non per niente, hanno posticipato l'accensione dei, dei, dei riscaldamenti a fine ottobre, obbligatorio per condomini e pubblici uffici. Perché perché penso, immagino che si stia cercando una soluzione a questo problema, altrimenti la sorpresa sarà veramente pesante. Provate a immaginare col consumo magari di novembre che raddoppia rispetto a ottobre o dicembre che è uguale a novembre o addirittura gennaio-febbraio che sono i mesi più freddi, qua stiamo parlando che potenzialmente una famiglia media si trova una bolletta da pagare di 2.000 euro al mese una cosa che non è nemmeno pensabile, insomma. Non credo allora, io ne. e lei ci siamo incontrati qui a punti di vista eh, prima delle elezioni politiche. Le elezioni si sono svolte da pochi giorni, abbiamo un nuovo governo, sarà costituito nei prossimi giorni, ci saranno tutto, eh, tutte le varie cerimonie che ci saranno, però un governo che si metterà immediatamente al lavoro. Hanno detto priorità alle famiglie e alle imprese e questa è una eh, delle cose primarie che dovranno essere affrontate. Lei come imprenditore che rappresenta la categoria di chi l'energia la vende, come si sente? Fiducioso o no? Eh, non vorrei sembrare qualcuno che non sono, ma finché non vedo non credo. Perché anche le società del settore, adesso posso parlare, noi facciamo parte di un'associazione di categoria che siamo i reseller o venditori di gas e luce. Siamo in totale difficoltà, perché lei tenga presente, Patrizia, che noi dobbiamo programmare gli acquisti due mesi prima, sui due mesi successivi. E quello che per Antenore come impegno finanziario ai primi di settembre, se non fine agosto, per ottobre, fino all'anno scorso, l'anno prima, stavamo parlando di circa 300 mila euro. Noi siamo una società non troppo grossa, fatturiamo circa 50 milioni di euro. Quindi, 300 mila euro, come dire, dal punto di vista di cassa, di finanza, si possono gestire come investimento per due mesi futuri. Ad oggi ci siamo svegliati che da fine agosto, primi di settembre, ci siamo. Svegliate che per coprire il mese di agosto stiamo parlando di valori che superano i 4 milioni di euro, 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro per la stessa quantità di gas. E quindi molte società del settore sono in netta crisi e alcuni articoli di giornale e alcune televisioni hanno detto che un comparto come il nostro, che comunque dà lavoro a molte persone, è in pericolo. Cioè, eh, hanno fatto uno studio sulla dimensione, le cose, cioè molti chiuderanno, chiuderanno perché per noi non è, non, non è sostenibile cifre del genere da sostenere, essendo gas che parte all'improvviso ed estate non hai fatturato, non hai soldi, è molto semplice, cioè. e quindi c'è tutta una questione anche che riguarda tutte le nostre aziende del settore che sono mediamente preoccupate e vivono la giornata, cioè noi e i miei colleghi che sono in ufficio con me ogni sei ore guardano la quotazione del gas e della luce ovviamente perché sono strettamente correlate perché il 50% del gas è utilizzato per produrre energia elettrica quindi se sale il prezzo del gas sale anche l'energia elettrica, l'avete visto insomma nelle bollette quindi è una situazione di incertezza talmente pesante che io non so come si potrà mai pensare di fare il malanno e poi dopo il governo interviene a posteriori? a salvaguardare le aziende e le famiglie, nel frattempo la, la bolletta è uscita. Ma c'è il rischio fatture. che un intervento possa essere a voi sfavorevole o un intervento per ridimensionare la situazione porterebbe dei vantaggi anche a voi, non solo all'utente? Allora, se noi dobbiamo immaginare che abbiamo gas per tutti, la, il discorso del price cap mi troverete in centro ubriaco a festeggiare, come dire. dopo, non guido, a eh, dopo non guido, giuro che dopo non guido, prendo il taxi, però insomma... Un paio di bicchieri me li faccio perché è l'incertezza quella che crea poi il problema. Se ci fosse stabilità anche con prezzo molto alto, uno dice: Guardate, costerà così, tutti noi ci attrezziamo per farne fronte, decidiamo se consumare o non consumare. Io faccio sempre l'esempio classico: eh, il prezzo della benzina. È come se noi andassimo a fare benzina alla macchina e la benzina costasse 50 euro al litro. Noi ci rendiamo subito conto, intanto, primo, se farla, poi se la facciamo, se consumarla o non consumarla. Il pericolo del gas e la luce è che mentre tu consumi. Il prezzo viene fissato dopo che l'hai consumato e quindi ci si trova delle sorprese, potrebbero esserci delle sorprese molto importanti, come è successo quest'estate, in particolare con l'energia elettrica che era l'argomento principe perché il gas non veniva consumato, ma sappiate che quei 2-3 metri cubi che avete consumato col fornello per fargli da mangiare vi è costato 3-4 euro a metro cubo. Contro i 20-30 centesimi di un anno e mezzo fa, Ecco, ma, ecco prendiamo ad esempio uh, un pranzo, fare una pasta asciutta, quanto si consuma? No, di pallida idea. Perfetto, <ride> quella, quella bisogna farla per forza perché cioè, sono altre cose che non bisogna fare. Ecco, cioè, quali sono le cose che non dobbiamo fare, che sono cose da tenere presenti e non dimenticare? E tutte quelle cose che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, cioè lo spreco. E io temo che il valore del. già adesso molta gente sta, si è impegnata a consumare meno. Noi le abbiamo visto con le, con le fatture o bollette, chiamatele come volete, di, del mese di agosto rispetto ai consumi di luglio. Perché luglio c'è stata la sorpresa rispetto a giugno: no? il prezzo era doppiato dell'energia elettrica. Quindi, quando poi si sono resi conto. Si iniziato... sono resi conto, hanno chiamato, hanno chiesto delucidazioni, abbiamo spiegato, abbiamo detto che in agosto il trend era il medesimo. E abbiamo visto che, che, ne so, hanno cominciato due ore meno di condizionatore, eh, eh, meno luci accese, oppure abba, eh, abbassare il frigo, che non vuol dire che raffredda di più, perché molto spesso d'estate si lascia lo stesso numero dell'inverno, ma d'estate per avere la roba fresca basta passare da, con la rotella, invece che mettere due, mettere tre. E quindi anche il frigorifero consuma meno chi al riscaldamento dell'acqua elettrico, il famoso boiler, ha messo un, un orologio sulla presa un in modo che bassi. si accendesse so un'ora prima del loro, del loro ritorno dal lavoro, perché molto, eravamo abituati a lasciarlo sempre appiccicato, acceso, e quindi il boiler continuava a scaldare l'acqua tutto il giorno, anche in nostra assenza. Insomma, ognuno ha i propri trucchi. Eh, e abbiamo visto una reazione... E confesso, io stesso tra, tra luglio e agosto come rapporto ho consumato il 20% in meno perché mi è arrivato un bollettone. Ho chiesto delucidazione al mio collega e che quindi fa ha fatto come, ha fatto come tutti i suoi clienti. E ho fatto anche io. <ride> eh beh, giustamente, insomma, bisogna, bisogna stare attenti, anche perché non è che possiamo, possiamo vivere chiaramente per pagare le, le, le bollette di, di, di luce e gas. L'argomento gas è un po' più delicato perché comunque serve per riscaldamento. Eh, la parte di cottura, mantenetelo come consumo perché poi non è tantissimo. Diciamo che. Eh, cucinare un mese saranno 5 metri cubi, quindi insomma ce lo possiamo permettere, è eh. riscaldamento che è grave, molto grave. Senta, ma ad esempio le caldaie, quelle che vanno non so a condensazione, sì. pare si chiamino, che devono raggiungere la temperatura e poi si fermano, quelle limitano i consumi o no? Allora, il passaggio da una caldaia tradizionale, cioè una che ha più di 15 anni, notoriamente che ha più di 15 anni è la caldaia tradizionale, non a condensazione, il passaggio fa risparmiare. Eh, allora, chi le vende, dice il 30% è garantito che si risparmia il 20%. Ah, quindi, sì. Almeno il 20% si risparmia. Sì, perché eh, sono più performanti e sono moderne, ovviamente. Solo quello fa risparmiare un 20% sui consumi. Che in teoria eh, il consumo scatta nel momento in cui si aziona per raggiungere gradi? Sì. Sì, sì. Ok, sto imparando qualcosa, sì. allora fare le trasmissioni con lei. Dentro c'è il fuoco che va a gas che scalda una camera, non è complicatissimo Senta, ma alcuni nostri telespettatori, magari a casa hanno sia l'impianto di riscaldamento con la caldaia tradizionale, poi c'è chi magari ha l'impianto del condizionatore che può fare anche aria calda. È conveniente un sistema rispetto all'altro, o no? Allora, se il gas dovesse rimanere ai livelli attuali, cioè sopra i 2 euro converrebbe utilizzare le pompe di calore perché anche l'energia è cara però comunque dal punto di vista cioè se un metro cubo costa 3 euro un kilowatt ad oggi potrebbe arrivare è arrivato a 70 centesimi potrebbe arrivare anche a un euro però sicuramente è più efficiente la pompa di calore anche perché toglie umidità e quindi la, la temperatura percepita sempre è più alta Mentre il riscaldamento tradizionale a termosifoni, prima che asciughi la casa che faccia, ci mette molto di più. Se dovesse essere che siamo in emergenza gas, io consiglio di usare le pompe di calore. Le userò anche io a casa mia. Metterò il timer per quando, per, quando so che torno alle 7 di sera alle 7 e mezza. Farò partire alle 6 e mezza ed è molto più efficiente, molto più veloce. C ha il difetto la pompa di calore, che se, nel momento in cui la spegniamo, la temperatura si abbassa repentinamente. Eh, si raffredda molto più velocemente, mentre i tubi caldi nei muri e i termosifoni mantengono un po' di più il calore in casa. Allora, il tempo passa sempre in maniera molto veloce quando siamo insieme, quando affrontiamo questi argomenti, noi ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo. La provincia di Padova, con il sostegno della Regione del Veneto e della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, presenta Rete Eventi, edizione 2022. Un cartellone ricco di appuntamenti, oltre mille eventi di teatro per adulti e ragazzi, musica, danza, cinema e rievocazioni storiche. Vai su www.provincia.padova.it slash Rete Eventi.

Ci sono alcuni semplici consigli da mettere in pratica per il bene di tutti. Assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben chiusi e che non gocciolino. Non far scorrere l'acqua inutilmente quando ci si insapona o si lavano i piatti. Preferire la doccia al bagno in vasca. Evitare di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini e per lavare le macchine o i cortili. Sono i consigli di Etra, futuro sostenibile. Ancora ben trovati, una trasmissione devo dire decisamente calda nonostante insomma de, que, questo tema veramente ci preoccupa tutti quanti. Siamo insieme a eh, Filippo Agostini, amministratore di Antenor Energia e stiamo parlando di quello che è l'argomento che veramente interessa a tutti noi, ovvero il caro energia. Sì. Allora, eravamo rimasti prima al discorso di come fare per vedere le nostre bollette e farle verificare. Allora, stavo dicendo che le tariffe si stanno allineando tutte al famoso PUN, che è il prezzo unico nazionale per l'energia elettrica, e al PSV, che è la piattaforma di, che fissa il prezzo del gas in Italia, che fa riferimento al TTF olandese, tanto ormai tutti lo sanno queste cose qua. Bisogna comunque, siccome ci sono circa 700 operatori del settore in Italia, bisogna comunque sempre verificare perché come in tutti i settori c'è chi si comporta bene, c'è chi magari, visto lo stato confusionale della settore, cioè se ne approfitta. E lo hanno fatto magari vedere. Con costi extra o cose. Allora magari una scampata è da qualcuno che si sa che è affidabile per far verificare la propria tariffa però non inseguite il risparmio sulla tariffa perché non esiste, perché tutti noi compriamo l'ingrosso e compriamo lo stesso prezzo, quindi il prezzo dell'ingrosso è il limite della convenienza. Chi vi dice che vi farà risparmiare andando sotto il prezzo dell'ingrosso o è una grossa società che alle spalle vuole fare una manovra pubblicitaria o di campagna commerciale, oppure qualcuno che poi vi farà pagare di più del prezzo all'ingrosso. E sappiate che nemmeno Eni e Enel, che sono i più grossi, o Era o, o altri, se volete li nomino tutti, che sono i colossi dell'energia in Italia, possono fare tariffe estremamente concorrenziali perché andrebbero contro l'antitrust, l'autorità garante per la concorrenza al mercato, cioè sarebbe concorrenza sleale. Quindi, questo è un momento critico, è un momento critico a livello europeo. È inutile inseguire eh, un'offerta migliore. L'unica cosa che possiamo fare è controllare se ci stanno perlomeno trattando bene e se ci tengono informati su quello che accadrà. Ecco, quindi il consiglio in questo momento è quello di prendere ognuno il proprio contratto e dare quantomeno una letta? Sì, dare un'occhiata a quello che ci viene fatturato. Adesso c'è la bolletta 2.0 che è quella sintetica, chiamiamo il nostro gestore, facciamoci mandare quella dettagliata in modo che siano esplicitate tutte le voci. Senta, eh, Antenore Energia riceve tante telefonate dai clienti e che cosa domandano? Beh, noi ne abbiamo ricevute tante a inizio anno perché c'è stata una sorpresa degli aumenti del prezzo perché nessuno li aveva annunciati e quindi c'è stata mancata informazione ed erano abbastanza arrampiati con noi pensando che noi avessimo fatto chissà che cosa. Adesso chiamano eh, operatizzare perché già le bollette della luce sono molto eh, grosse, molto no, sono notevoli e nel frattempo si informano su come sta andando il mercato. Così sanno in quel mese di fornitura cosa stanno, a cosa vanno incontro, cioè la gente sta diventando consapevole. Per quanto riguarda il gas, io vi do un piccolo suggerimento o trucchetto per capire cosa... cosa quando accende, accenderete il riscaldamento, perché prima o poi lo dovremo fare, per sapere in quel periodo quanto stiamo pagando a metro cubo, facendo base che un anno e mezzo o due si pagava 30 centesimi, e che adesso siamo a 3 euro, quindi calcolatevi voi che spesa avrete, quando andate per strada in macchina e passate vicino a un distributore di benzina che vende anche metano, guardate il prezzo del metano alla pompa, più o meno, più o meno, a grandi linee, insomma, con un margine del 15-20%, quello è il prezzo del metro cubo in quel momento, quindi... L'esempio di prima, 200 metri cubi pagavamo 80 centesimi, se alla pompa di benzina vedete che il metano costa 4 euro, il calcolo è presto fatto. Io andrò a casa con l'ansia, lei lo sa. Ma no, dai, che tutto si risolve, qualcuno interverrà o perlomeno passeremo uno o due mesi di grande guaio perché nel momento in cui... Perché, fino adesso si è sempre parlato delle aziende e la gente è un po' distratta. Nel momento in cui si va a toccare il portafoglio alle famiglie, la politica deve reagire. E quando si va a toccare il portafoglio delle famiglie con valori di questo tipo, lei capisce che, Patrizia, qualcuno si deve muovere, altrimenti il governo che è appena stato votato va a casa, cioè è molto semplice. Certo, anche perché insomma sicuramente ha poi fatto la sua battaglia anche su questi sì, argomenti. Ha già dato degli annunci, ha già detto, e dopo il problema è che tecnicamente è difficile, perché se il gas a livello europeo costa così tanto, l'Italia può può solo che supplire mettendo dei contributi alle famiglie e alle imprese, ma non è che si buttano via, anzi. Senta, ma c'è un'altra attenzione sulla quale noi possiamo porre un po' di, di attenzione che è il consumo, quello reale e il consumo presunto. Esiste ancora questa differenza nel calcolo delle bollette o no? Sì, esiste perché molto spesso... Ehm, Accade molto di più nel gas che nell'energia elettrica. Nell'energia elettrica quasi tutti i contatori sì, sono, sono moderni e sono teleletti. Nel gas c'è il problema che molti hanno contatore vecchio o cosa. E ogni mese noi possiamo chiamare la nostra società di vendita e dare l'autolettura. Eh, questo è fondamentale perché se no si scrivono... Sì, abbiamo, noi abbiamo attenta, dei clienti affezionatissimi eh. che hanno proprio la, il blocco, c'è scritto gennaio, febbraio, e si scrivono e così riescono a capire quanto consumano, se quanto hanno consumato e si fanno anche i calcoli preventivi, come dire. Ecco, adesso sono curioso, vorrei sapere il vostro servizio come funziona. Vabbè, Voi... Noi utilizziamo Whatsapp, la mail, il telefono, l'app e l'area clienti su web e alcuni affezionatissimi clienti che abitano in zona vicino alle nostre sedi vengono in bicicletta col tocchettino de carta si dice con scritto <ride> l'autolettura sono simpaticissimi sì. senta ma in quanti siete Antenor Energia? Antenor Energia siamo una trentina di persone abbiamo cinque sedi e, e poi c'è un indotto di agenzie, agenti molto spesso singoli, non abbiamo grosse agenzie e siamo circa un centinaio di persone nel totale Senta, abbiamo visto degli spot che sono bellissimi, anche quello di prima con i ragazzi, chi erano? Sono Movicorus, è una scuola di canto, di coro, eh, che puntano molto sull'ecologia e la sostenibilità. Quindi loro ogni volta che fanno un concerto calcolano quanto ci ho e poi piantano gli alberi. È già il secondo spot che ci fanno, ci sono anche ragazzi molto giovani, e dei bambini, non so se l'avete intravisto. E con, loro sempre con grande entusiasmo eh, ci hanno fatto, questo è il secondo spot che ci fanno con della musica, delle immagini, e li paghiamo. Eh. Sì, ma sì poi... però è, loro ci mettono più che la, la parte economica, c'è cioè più entusiasmo nel farlo. Senta, ma è nel suo ruolo invece quanta passione ci vuole per fare questo lavoro, soprattutto poi in momenti come questi? Nell'ultimo anno e mezzo sta andando in esaurimento, devo dire, ho quasi finita la passione che avevo, perché non è tanto il prodotto, perché parliamoci chiaro, a me piace parlare un po' anche un po', il prodotto fa veramente schifo, perché sono bollette, gas e luce. Però fino a alla, alla, prima della crisi energetica eh, ci sono quei margini che sono anche molto bassi, ma con, avendo 100.000 utenti lei capisce che sono valori anche importanti. E fai lavorare Mo Movicorus, fai le sponsorizzazioni nel calcio, nella scherma. Sì, perché nel poi locking, voi siete molto vicini al, al territorio. Ci sono circa 70 eh, agenti di commercio. Che lavorano per noi, cioè il bello non era tanto il gas e la luce, è poi creare indotto e creare economia. Quando poi ti vedi costretto ad arretrare perché non sai che investimenti puoi fare, perché non sai cosa pagherà il gas a dicembre, la cosa disturba alquanto. Senta, ma il confronto con le altre aziende esiste? Il confronto inteso come forza imprenditoriale? Ah certo, certo, settimana scorsa eh, sono stato tre giorni a Cuneo, eh, a Saluzzo, che è in Piemonte, a una tavola rotonda in cui c'erano 60 operatori del settore e non abbiamo fatto altro che piangere. Ci siamo pianti addosso, nel senso che eh, eh, riusciamo ad analizzare l'ultimo anno e mezzo ma non riusciamo a dire cosa accadrà domani. Però c'è confronto e anche c'è collaborazione perché già l'anno scorso alcune società del settore sono saltate e molto spesso tra di noi siamo fornitori-clienti no? e quando ti salta il fornitore rischi di perdere i clienti e altri sono intervenuti al posto di queste società che ahimè sono saltate. Quindi c'è anche collaborazione, c'è concorrenza ma alla fine c'è anche una buona collaborazione. Senta, eh, quando ovviamente sono parole che per chi non è esperto risultano difficili, ma quando si sente parlare di extra gettito, a chi è riferito e che cosa vuol dire? Facciamo un po' di, di chiesa. Extra, extra profitto, sì, scusi. Sì, allora, extra profitti sono quelle società che avevano magari del, dei contratti che erano ancora in essere in cui stavano comprando il gas a una certa cifra e l'energia a una certa cifra, l'energia elettrica e ah no, vendevano indicizzato e quindi se l'indice è salito loro compravano a fisso o vendevano a un prezzo molto più alto ma questa è, è la regola del mercato cioè, no, io non lo chiamerei extra profitto è chiaro che se questo è eccessivo ed è riconosciuto dallo Stato italiano è giusto anche tassarlo ma non è che sono dei ladri come dire è successo anche negli anni scorsi che anche Antenore vendeva che ne so, il gas a, a 35 centesimi fisso quando è cominciato il Covid il lockdown, i, i, i consumi sono scesi e compravamo molto meglio. Quindi è un extra profitto, è un colpo di fortuna, come dire, temporaneo. Io parlerei, come ha detto bene lei, anche se sbagliando, di extra profitto. Cioè, di extra gettito. L'extra gettito lo sta facendo lo Stato italiano perché quando mi lasci invariata l'IVA al 10% a un domestico sull'energia elettrica, ma gli imponibili sono sestuplicati, non vorrei fare un calcolo molto veloce, ma mi sembra che il gettito IVA sia sestuplicato o sbaglio, la matematica non, non sbaglia. Quindi bene magari farsi, fare, far fare una contribuzione a quelle società che hanno avuto la fortuna di fare utili importanti, ma non nascondiamo il fatto che il primario che ha avuto l'extra gettito è stato l'erario e l'erario non è di antenore o di eni, è, lo stato, italiano, è lo stato italiano, anche facendo il confronto col gas che dal 10% è stato passato al 5% l'aliquota. Sì, ma gli imponibili sono se stuplicati se non decuplicati. E quindi il conteggio è presto fatto. Cioè, è il solito discorso: quando c'è una crisi o un problema, è meglio indirizzare l'attenzione altrove. Io dico è giusto che ha fatto extra profitti perché sono poi stati profitti straordinari, tassarli. A noi hanno fatto tutto il calcolo, non li abbiamo avuti, altrimenti li avrei versati. Ma attenzione, chi ti, ti punta il dito è il primo colpevole. Beh, certamente, probabilmente qualche manovra doveva essere fatta immediatamente, proprio eh, intervenendo su quei costi lì, quantomeno per limitare nei mesi scorsi. Beh, Cosa? insomma, azzerare l'IVA a un residenziale è un click, eh, non è che ci vuole... Ah. Cioè, è una decisione che si prende in un secondo, magari non la toglie le aziende, che è una partita di giro, ma che darebbe un aiuto dal punto di vista finanziario e dopo questa sarò denunciato per No, vabbè, insomma, noi stiamo facendo <ride> delle mossa. osservazioni e stiamo eh, insomma, come dice il titolo del nostro programma, dando anche dei punti di vista, anche se poi insomma, con l'esperienza e la conoscenza di chi fa questo tipo di impresa e quindi vede eh, le cose da un altro punto di vista che non è il nostro, quindi io come sempre la ringrazio per essere stato Grazie con noi. Lei. Il tempo è passato veramente veloce anche questa sera. Vorrei ricordare a tutti voi che tutte le nostre puntate poi rimangono sia sulla pagina facebook che su youtube quindi se siete arrivati alla fine potete comunque andarvi a rivedere la puntata perché veramente ha dato delle informazioni molto interessanti e soprattutto molto utili degli strumenti e io la ringrazio ci siamo sentiti e visti prima del nuovo governo. Dopo il nuovo governo quando ci saranno delle novità, magari sì, ci è sentiremo <ride> a Natale. Tra l'altro, anticipiamo che sarà ospite anche eh, con Daniela Gregnanina a Pulsar. Ah, sì. ecco, quindi, insomma. Ma a noi fa piacere perché l'argomento è eh, di tutti noi. Quindi, insomma, più informazioni ci sono, meglio è. Grazie a Filippo grazie Agostini, Antenore Energia. Grazie a tutti voi e Arrivederci. arrivederci.